alcuni punti di vista la situazione di oggi mi pare una situazione che ho già vissuto. Ieri avete fatto un seminario e un momento di riflessione su Primo Moroni. Ricordo allora, erano gli anni Ottanta, crisi del fordismo, che con Primo, dentro quella crisi, facemmo due ricerche sul territorio milanese. Una, centri sociali che impresa, provocando non poco polemiche, perché aver messo il nome e la denominazione di impresa a fianco di un soggetto che si riteneva il soggetto della rivoluzione, ovviamente scomposta nella classe, eccetera, provocò non poche polemiche. Però mappammo allora il territorio milanese dal punto di vista di quelle pratiche di auto-organizzazione dal basso, di, virgolette, tracce di mutualismo nella sconfitta, userei questo termine, tracce di mutualismo nella sconfitta, non dimenticando da questo punto di vista che la Calusca era stata la stazione della solidarietà da questo punto di vista. Assolutamente di umanità e di politica e di mutualismo e capacità di cooperazione dentro quella sconfitta degli anni 70 fondamentale. E dentro quella sconfitta la pratica dei centri sociali, con tutto il dibattito, fuochi dell'insurrezione oppure, virgolette, pratiche per inserirsi dentro i nuovi processi, era un discorso. Ricordo però che anche allora facevo una seconda mappa, che era quella dei comitati dei cittadini, dove andava a depositarsi quella che noi oggi chiameremmo populismi, nazionalismi, forme di resistenza dal basso in nome della legge dell'ordine. Anche lì nulla di nuovo da alcuni punti di vista. Il vero capo espiatorio erano gli immigrati, anche allora, che appena iniziava la fenomenologia, non certamente nella dimensione dell'oggi, ma questo. Dico questo perché, ovviamente, partendo dal ragionamento che suggeriva Comino, vanno fatte delle aggiunte nell'analisi, però oggi, dal punto di vista dei comportamenti sociali, erano gli anni, c'è qui anche Balestrini, dell'area da alcuni punti di vista, no? Quindi anche un tentativo di produrre comunicazione rispetto a questi processi, interpretazione e comunicazione, che poi è lo sforzo che tu hai fatto oggi di mettere assieme qua un po' di soggetti che sono al di fuori delle polarità di organizzazione verticale dei processi di e ovviamente se noi oggi mappiamo Milano, come con la Cristina e con Bologna abbiamo fatto, ovviamente non mappiamo più i centri sociali, mappiamo tutta una serie di fenomenologie che però ogni volta che noi ci siamo incontrati all'Ansaldo con questi soggetti, io ho detto, loro non ne hanno nemmeno memoria, guardate che avete dei padri da questo punto di vista. Se non ci fosse stata quell'esperienza carsica e diffusa sul territorio dei centri sociali come forme contemporaneamente di mantenimento di un discorso, virgolette, altro e nello stesso tempo di provare a indurre meccanismi di mutualismo e di cooperazione, non ci sarebbe stata questa effervescenza. Le mappe però... Le mappe ovviamente rimandano fondamentalmente alla parola chiave innovazione che lui ha evocato, nel senso che fondamentalmente ci interessano molto start-up, lab, co-working dentro questi processi. Però faccio presente che contemporaneamente in questi giorni, sempre a Milano, da parte di Avanzi, che è un, diciamo così,
che abbiamo un grande, è uno di questi soggetti di rinnovazione, è stato tentato, una cosa che io ho apprezzato molto, una mappatura di 180 soggetti nella metropoli milanese, dove dal discorso dell'innovazione da cui è partito Comino, precipiti in cose che sembrano molto più misere, se vogliamo dire, no? Orti urbani, il mangiare in galera, il ristorante fatto dentro bollate, associazioni di aiuto e mutuo aiuto del disagio psichico, eccetera, eccetera. E quindi tu hai di fronte una nebulosa complessa che anche qui il dibattito si ripropone come allora. In conclusione di una discussione che ho fatto venerdì, ho detto, dal mio punto di vista, mi rimane il quesito, questa moltitudine agente ed auto-organizzata è un soggetto politico o è semplicemente la scomposizione dentro la quale siamo? Punto di domanda, questione aperta. Ovviamente dal mio punto di vista io li seguo dal punto di vista della loro scomposizione e della loro pratica. Altri dicono è il nuovo soggetto del cambiamento. Ovviamente che si unisce a quella moltitudine che è cambiata rispetto ai tempi in cui lavoravo con Primo, che preme ai confini sul Mediterraneo, eccetera. Questo è il grande passaggio epocale. Quindi, prima conclusione, questa rete che sta dentro i processi di innovazione e i processi di resilienza, non resistenza, che però ha nello stesso tempo fenomeni altrettanto forti di resistenza conservativa e rancorosa, perché poi questo è il punto, che poi dove si trova traccia anche nel dibattito della politica quotidiana. Da questo punto di vista le elezioni milanesi, con tutte le sue contraddizioni, però sono un laboratorio dentro il quale ci sono questi processi e molto dipenderà da come va, se le tendenze sono tendenze che danno non i soggetti che ho descritto come soggetti vincenti, ma gli danno diritto di vita nella città e nella metropoli, oppure verranno cancellati. Questa è una questione politica fondamentale su cui ragionare. Tendo a dire, se Sergio Bianchi potrà l'anno prossimo, tra due anni, rifare Bellissima, molto dipende dagli spazi di agibilità della città rispetto a questo, che sono spazi della politica. Di questo stiamo discutendo anche nel quotidiano e nel concreto. Quindi questa è, secondo me, la mappa che viene avanti. Dentro questa mappa le tendenze e il dibattito che io vedo facendo ricerca. Allora, io ragiono, dato il quadro dopo gli anni 70, con la crisi del Fordismo. Con la crisi del Fordismo, nel primo post-Fordismo, quello che viene avanti è una società orizzontale in cui il tema è essere o dentro o fuori, non più con il conflitto fordista, capitale, lavoro e welfare per essere inserito. Ma il vero problema è che negli anni 80 viene avanti la società orizzontale del dentro fuori, in cui essere dentro significa star dentro attraverso la categoria dell'impresa. E anche qui, se mi è permesso di essere schematico, si entra dentro la società orizzontale
con quello che ho chiamato il capitalismo molecolare, per dirla con Bologna e Fumagalli, lavoro autonomo di prima generazione, che è, o per dirla con quegli anni lì, la fabbrica diffusa, che poi questo è il punto, no? Quando l'autonomia intercettò il processo della fabbrica diffusa, aveva capito questa scomposizione sociale che veniva avanti, la fabbrica diffusa era questa. Poi, copie del lavoro nero o meno, visto che qui un po' di noi ha memoria, però e questo è il punto. Quindi fabbrica diffusa, capitalismo molecolare, partite IVA. E in quegli anni io con Rullani scrissi il libro Il capitalismo personale, nel senso che in quegli anni molti il tema centri sociali che impresa lasciarono stare il sociale e presero l'impresa, cioè incorporarono dentro di sé il processo capitalistico. E anche la grande spaccatura che fu fatta dentro il discorso delle partite IVA e anche modelli di auto-organizzazione rispetto a questo. E quindi tutto il dibattito che ci fu tra le partite IVA affluenti che volevano organizzarsi come una corporazione e un sindacato e le partite IVA che non erano affatto affluenti e che avevano il problema di rappresentarsi dentro il precariato. Quindi quella era la fase. E lo dicevo venerdì discutendo con gli autori di Quinto Stato, lì viene avanti una forma di interpretazione di questi processi su due categorie che io uso. Uno, la categoria della vita nuda messa al lavoro, intendendosi per vita nuda messa al lavoro il nostro pensare, sentire, ricordare, comunicare. E quindi, ad esempio, gli amici di Quinto Stato nascono come la furia dei cervelli, cioè dicendo è messo al lavoro il nostro sentire, pensare, comunicare. E molti di quelli che entrano dentro negli anni 80-90 poi diventano protagonisti di un'innovazione acritica quando inizia la grande, virgolette, la new economy. E sono così, perché poi questo è il processo che viene avanti. Inizia la new economy e diventa questo. Con un'esaltazione potente del meccanismo innovativo, del meccanismo tecnologico, e più che pensare a discorsi di comunità di prossimità, si discute di community pensando che lì c'è l'alternativa. Lo citavo l'altro giorno, lo cito oggi. Io ho seguito molto con l'amico Formenti questo dibattito, che era uno dei teorici più avanzati. L'ultimo libro di Formenti è un libro che assolutamente fa, pare che faccia tre passi indietro, magari ne fa uno avanti. Nel senso che Formenti dice, attenzione, il meccanismo non è accettare acriticamente l'innovazione accelerata, la liberazione non sta nel web, non sta nella rete, la liberazione non sta lì, bisogna ritornare ad altri processi. Però lì nasce. Il capitalismo personale è incorporare all'interno la dimensione del lavorare comunicando e di essere se stesso un pezzo del capitalismo e dell'impresa. Nasce lì. Adesso, per arrivare all'oggi, nei 30 anni ne abbiamo fatti tutti. La società verticale fordista, conflitto capitale-lavoro, e attenzione, nel passaggio alla società orizzontale inizia a venir meno la dimensione delle rappresentanze, della rappresentanza politica, della rappresentanza degli interessi, che viene definitivamente liquidata, dirò, a breve. Ma questo è il punto. Tant'è vero che se vi ricordate, dagli anni 2000 in avanti, il ragionamento era chi rappresenta chi di queste nuove fenomenologie, come ci si rappresenta.
ci si rappresenta con il sindacato, ci si rappresenta con le imprese, chi rappresenta chi? Chi rappresenta le partite IVA? Grande nodo, no? Come possono contare? Ovviamente la crisi, metto anche la crisi totale della forma partito dentro questo discorso. Bene, per chiudere, perché poi se no... Arriviamo all'oggi. Oggi pare che ciò che era marginale allora, oggi è egemone. Nel senso che l'egemonia è data non più dalla società verticale, dalla società orizzontale, ma da quella che chiamiamo, io chiamo la società circolare, la sharing economy, quella della condivisione. E qui il nodo è importante, perché tutte queste pratiche, e qui mi rivolgo soprattutto a Cristina, perché credo che chi arriva, conoscendo i percorsi di Cristina, che arriva all'esperienza con Pisapia, da un'esperienza con il sindacato, perché poi tu vieni da lì, c'è l'ufficio studi del sindacato, che analizza i processi, eccetera, che entra lì dentro, e da quella sinistra, che aveva attenzione a quelle fenomenologie, si ritrova, a mio parere, ad avere una dimensione di azione pubblica, per ciò che conta, molto schizofrenica. Cioè, contemporaneamente, nelle città che diventano i poli importanti del secondo post-fordismo, per dirla con Roulard, che è la conoscenza globale in rete, soprattutto a base urbana. Questo è il secondo. Perché poi i processi produttivi, per dirla con Tronti, cioè partire dai processi produttivi per capire, va lì, mentre il capitalismo molecolare e la fabbrica diffusa è il primo postfordismo. Il secondo postfordismo è la conoscenza globale in rete, soprattutto a base urbana. La sharing economy è sta roba qua. L'economia circolare è questa cosa qua. La smart city, di cui tutti ci riempiamo la bocca, è sta roba qua. Cioè conoscenza globale in rete, cioè Cisco, Amazon, cioè perché poi hanno Google, hanno tutti i nomi e cognomi. L'uso di questa tecnica comunicante che ridisegna la forma del vivere, la forma del lavoro, la forma del comunicare. Le città vengono così. E quindi dentro questo processo succede, prima una cosa, se avessi potuto ancora discutere con Primo avrei detto: caro Primo, noi abbiamo provato a capire nelle due fasi che abbiamo vissuto e studiato come poteva nascere il conflitto partendo dai centri sociali e dal loro mutualismo, o come poteva rimanere il conflitto partendo da partite IVA e scomposizione delle forme dei lavori. Oggi come oggi ci trovo, io mi sono d'accordo con Gallino che se uno vuole usare la categoria della lotta di classe, la lotta di classe viene dall'alto. Cioè sono questi grandi flussi che impongono, virgolette, le forme di, virgolette, comportamento rispetto a questo. Non è più un processo di lotta di classe dal basso che cerca di contrastare il capitale dalla parte, la scomposizione delle forme dell'impresa e del lavoro. Sei in presenza di una dimensione di questo tipo. A fronte di questo, i processi di innovazione sociale dei comportamenti sono, secondo me, bisogna entrarci dentro scomponendo due cose. Certamente la funzione amministrativa e urbana è in mezzo a questa funzione, è in mezzo a sta roba. Ti ritrovi a dialogare contemporaneamente con le transnazionali di questi processi, quindi ti ritrovi a ragionare con Amazon, con l'ENI, cioè il car sharing lo fai se hai dietro i padroni delle reti e della logistica. Questo è il punto, chiaro? Nello stesso tempo hai un pullulare di processi di auto-organizzazione dal basso.
processi di auto-organizzazione dal basso che rimandano, e ho finito davvero, a una dimensione in cui ritorna in maniera forte il meccanismo di relazione, auto-organizzazione, dentro il quale il problema non è solo innovazione tecnologica, il problema è innovazione sociale. Questo è il no. Perché dentro questo abbiamo l'innovazione sociale dentro la crisi totale del welfare, innovazione sociale di mutualismo, eccetera. Dentro queste cose, siamo a questi punti dell'evoluzione del processo. Come si andrà avanti? Allora, queste cose dipendono, uno, e ho finito, da come verranno condizionati e usati i flussi, la capacità di usare i flussi. Ieri avete fatto il dibattito, sono totalmente d'accordo con Cristian Marazzi che il problema è non dare più il quantitative easing alle banche, agli stati, ma darlo ai soggetti. È solo un meccanismo di questo tipo che riesce a ribaltare una situazione di questo genere. Ma non c'è dubbio, nella misura in cui non dai ai soggetti, tanto per capirci, 500 euro quando hai 18 anni di età per andare al cinema, è un meccanismo ben più complesso rispetto a questo, che rimanda anche alle forme della lavoro, il reddito di cittadini, chiamalo come vuoi, ma o riesci a mettere in piedi un meccanismo di questo tipo che dà capacità e rete a questa dimensione sociale, oppure il vero problema è capire come dentro questa ambivalenza ti muovi nel costruire altre forme di relazioni e di mutualismo e di reti che tengono. Questa è la situazione, avendo chiaro però che dentro questa moltitudine, usiamo questo termine, dentro questa moltitudine non tutto è soggettività antagonista, anzi, dentro questa moltitudine, ed è una cosa che mi preoccupa molto, ci sono anche fenomenologie di rancore, rinserramento, eccetera. Cioè, detto fuori dai denti, siccome questa non è una crisi di transizione, ma è un meccanismo di metamorfosi epocale, capire come si esce da questa metamorfosi è un problema non da poco. Molto spesso questi soggetti non hanno dentro il meccanismo della metamorfosi, si accontentano di aver costruito il loro orticello, sia dal punto di vista dell'innovazione e sia dal punto di vista della rete sociale. Manca ovviamente da questo punto di vista una politica adeguata ai tempi. Finito. Mi aggancio, faccio due considerazioni anch'io. Beh, sono un geografo, quindi mi adatto al contesto della discussione e non riesco a dare risposte pertinenti singolarmente alle questioni che hai posto, Salvatore. Provo ad attraversare orizzontalmente, pensando alla spazialità di alcune delle questioni che stiamo discutendo, e forse procedo per singhiozzi e per frammenti, nulla di più. La prima cosa, io mi trovo a mio agio nella definizione e nella istanza della mappatura urbana e di processi socio-economici a base urbana, perché secondo me nella stessa nominazione urbana c'è la rottura con ciò che fino ad ora abbiamo scomposto in città-territorio, centro-periferia, area metropolitana-città centrale. Cioè io credo che siamo di fronte a processi che sovvertono le categorie interpretative, ma anche pratiche, che noi abbiamo utilizzato per mettere a tema la città. E non siamo in possesso di una nozione condivisa di città che ci permetta di convergere. Allora credo che questo sia un primo elemento da mettere alla discussione, perché forse sarebbe anche interessante, più che andare alla ricerca spasmodica di una nuova coscienza dei luoghi, reinterpretare, dico, da un punto di vista della geografia, capire come le relazioni sociali si incorporano negli spazi, e in spazi che oggi sono, direi, costitutivamente transcalari, dove la questione metropolitana può legare ciò che avviene in un incubatore a Milano con ciò che avviene in uno spazio dell'innovazione in Puglia piuttosto che nella rete mondiale.
Questa dimensione è una dimensione per certi versi difficile da catturare analiticamente, però ridefinisce la stessa dimensione e la stessa nozione di metropoli. Io credo per esempio che ci sia la necessità di riprendere anche alcune vecchie riflessioni. Post-operaiste dei primi anni Ottanta, quando Magnaghi invece di perdersi nei luoghi, per esempio, metteva a fuoco il bacino dell'intelligenza sociale, quando Toni Negri ci ragionava sulla dimensione della metropoli come spazio produttivo oltre la fabbrica. Cioè queste dimensioni qua, al di là poi delle metafisiche che ognuno di noi si porta dietro, però secondo me sono più fertili rispetto a una dimensione di neoradicamento che rischia di essere indietro rispetto ai processi che dobbiamo in qualche modo catturare e praticare. Quindi questa è una prima dimensione, urbano sì, ma proprio perché lo spazio urbano contemporaneo sovverte le categorie di pensiero dello spazio e dei processi spaziali e dei processi sociali nello spazio. Seconda dimensione, attenzione anche qui, secondo me, a non far corrispondere a segnali deboli di futuro luoghi discreti, luoghi minuti, interstizi. È vero, è verissimo, c'è questa dimensione, ed è una dimensione che dobbiamo sapere ascoltare, interpretare e se vogliamo anche politicizzare in forma nuova. Ma io credo che dobbiamo non perdere di vista che ci sono anche da alcune macro organizzazioni sulle quali varrebbe la pena tornare a fare inchiesta, anche radicale. Guardate, io lavoro in università e vivo la contraddizione di spazi, c'è la retorica milanese delle nuove fabbriche, le nuove fabbriche di città sono i grandi contenitori universitari. Non solo sono fasci di potere contraddittorio, ma dentro quei luoghi esiste un rapporto con lavori autonomi di prima, seconda e forse ulteriore generazione, forme di precarizzazione e di flessibilità assolutamente, come dire, funzionali alla riproduzione dell'istituzione, ma tenute ai margini. Quindi lavorare sul liminare, lavorare sul margine, dentro luoghi fortemente coesi, che noi spesso però ci rappresentiamo in forma unitaria, alle università, agli atenei, è interessante da un punto di vista dell'inchiesta sociale ed è mettere a lavoro soggettività sociali e spazialità anche dentro dei corpi, degli involucri che ci accontentiamo di definire in maniera unitaria e un po' pacificata. Io credo che se è vero che oggi si lavora, c'è un general intellect in forma nuova, c'è una forma questo sta dentro e fuori circuiti anche molto strutturati e densi, e penso alle università nelle loro plurime articolazioni, ma penso ai centri studi delle banche, delle fondazioni bancarie, cioè dovremmo sapere ridisegnare, sarebbe interessante, oltre la retorica della società e dell'economia della conoscenza, cos'è oggi, ma non in termini di cose, ma in termini di relazioni sociali incorporate nelle cose, questa cosa in un laboratorio come Milano. E probabilmente vedremmo che non è tutto contenuto dentro la città comunemente intesa, ma esplode e si mette in rete col mondo e crea nuove dissimetrie nuove disarticolazioni sulle quali lavorare analiticamente e politicamente. Poche altre cose, una ci tenevo a dirla. Secondo me siamo in una situazione abbastanza curiosa e interessante in cui la grande crisi economica mondiale, che non è soltanto economica ma è di regolazione, che alcuni leggono in termini di grande contrazione, e anche, non solo ha un'origine spaziale, si dice 2008, ma la crisi inizia nel 2007 con i subprime americani, ma la dimensione della contrazione è anche una dimensione di contrazione spaziale, di in qualche modo ritiro dell'urbano. Attenzione, questo, è come sempre sono i processi socio-spaziali, è contraddittorio, cioè, ad esempio, io credo che molte possibilità oggi di reimpiego, di riuso, di rigenerazione minuta di alcuni spazi, ci sta perché le vecchie funzioni si sono ritirate, perché siamo di fronte a un fallimento del mercato urbano, a un'implosione urbana. Oggi non abbiamo soltanto ancora sulle nostre spalle una parte della dismissione industriale e manifatturiera degli anni 70-80, e pensate alla vicenda Falck, no? ma non è l'unica. Quindi non abbiamo soltanto quello, ma abbiamo dismissione nell'agricoltura, abbiamo dismissione nel terziario, abbiamo interi involucri terziari mai entrati nel mercato immobiliare. Allora, è un processo opaco, un processo con molti scarti, ma interessante questa opportunità di impiantare un processo rigenerativo e di riuso creativo degli spazi. Molte delle cose che tu, Cristina, stai facendo, accompagnando, ascoltando e dialogando, ammettono questo tipo di possibilità in maniera opaca, perché sappiamo benissimo che nei coworking c'è tanta interessante innovazione situata, incorporata, e c'è un'opportunistica ricollocazione in un mercato immobiliare di stock immobiliari invenduti.
guardate che questa è una dimensione potente, eh. Sto leggendo dei paper internazionali che mettono a fuoco come nella dimensione di Piketty, della grande nuova polarizzazione sociale, gran parte di questa diseguaglianza sociale è dettata dalla rendita urbana, è dettata da un processo di urbanizzazione a scala planetaria. Allora, questa dimensione di non neutralizzare del tutto alcune vecchie categorie profitto, rendita, e di riguardarle nella contemporaneità del capitalismo oggi e non di quello che abbiamo avuto, mi pare un elemento di un certo interesse. Allora, dal mio punto di vista è questo, in processi così equivoci, così strutturalmente e costitutivamente ambigui, c'è per esempio la scommessa, ma anche una scommessa conoscitiva, di capire se questa società della conoscenza, questa economia della conoscenza, pratica modelli spaziali, modelli di urbanizzazione nuovi. Adesso io ho poco affetto per la retorica dello smart, però smart land, smart city, però ragazzi sono cose molto 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 consistenti, cioè il post-expo, il modo in cui stiamo riconfigurando un insediamento dell'innovazione del post-expo, la multicentricità metropolitana non solo della città centrale di molti dei spazi dell'innovazione che abbiamo iniziato soltanto a mappare, sono sinonimo di processi nuovi da un punto di vista dei modelli spaziali? Siamo degli spaziali situati, ma siamo dello spaziale complessivo. Cioè, quale processo di urbanizzazione è sotteso a questo tipo di tendenza generale? Questa secondo me è una questione sulla quale, ribadisco, tornare a fare anche inchiesta, ricerca, difficile, perché è difficile fare ricerca su una contemporaneità che ti sfugge da tutte le parti. Attenzione, questo vuol dire, e potrebbe essere molto interessante, qui faccio da sponda, politiche. Cioè noi abbiamo un armamentario che è concettuale, ma un armamentario strumentale che è tutto, diciamo così, costruito sull'accoppiamento tra crescita e sviluppo. Nella fase in cui questo si esibisce il disaccoppiamento, che strumenti abbiamo? Lo guardo da un punto di vista urbanistico e geografico. Ad esempio, abbiamo strumenti, abbiamo fiscalità, abbiamo leve per poter praticare, diciamo così, una contrazione spaziale, una rigenerazione socialmente, diciamo, non governata da real estate, ma governata da una società anche che è in grado di contendere, no? A real estate sei grande operatore di qualcosa o no? È un punto interrogativo questo. E se guardo agli strumenti, se guardo oggi a come si praticano, si costruiscono tecnicamente certi piani, certi strumenti, siamo tardo novecenteschi. Cioè non abbiamo una strumentazione e ci sono soltanto residualmente, occasionalmente possibilità, no, di incidenza con gli strumenti di cui disponiamo. Ultima e conclusiva riflessione, tu evocavi metropoli e anche qui sono convinto che dobbiamo riappropriarci della dimensione della categoria metropoli, che poi vuol dire gadget classici, certo, da Zimmer a Zombart, passando per Benjamin. Attenzione, quel tipo di categoria, cioè la metropoli come bacino di intelligenza collettiva, come luogo del mondo, attenzione, non incorporato in una città centrale, che in qualche modo, non dico sovverte, ma mette in tensione i rapporti centro-periferia così come li abbiamo ereditati dal Novecento. Ad esempio, entra in tensione, e qui lo vivo, come dire, come contraddizione primaria per le cose che tu sai che sto facendo come PIM, per esempio, metropoli da questo punto di vista entra in tensione con città metropolitana, area metropolitana, che sono definizioni di altra natura, perché città metropolitana è il modo in cui si declina la statualità tardo novecentesca nella dimensione del tentato governo dei processi territoriali, area metropolitana sono i bacini di manodopera locale, no? È un pendolarismo ristretto rispetto al quale i processi metropolitani lo scavalcano, lo mettono in tensione, sono abbondantemente contraddittori. Bisogna essere radicalmente glocal, no, però c'è questa dimensione, e complessificano anche il rapporto territorio-flussi, perché non è che ci sono le dimensioni territoriali e le dimensioni flussi, no, in ogni singola situazione c'è una contraddittoria combinazione di dimensioni reticolari, funzionali, legate ai flussi, e di dimensioni di spazio concreto, di territorialità concreta. Questo, chiudo per dire che per Bacco anche una chiacchierata così mette al lavoro, secondo me, un giacimento di questioni su cui tornare, anche mettendo in tensione le nostre funzionali posizioni, per cui secondo me una discussione di questo genere, il paper lucidissimo che ho letto vostro, dell'Astra su questi temi, secondo me dobbiamo portarlo, ma portarlo in maniera non pacificata anche nella discussione universitaria. Cioè per aprirci spazi di relazione incorporata dentro l'involucro che chiamiamo università, che abbiano, come dire, un germe di, diciamo, di rivalità verso lo stato di cose presente, diciamo così, no? Che
che oggi si presenta uno scarto abbastanza evidente tra il modo in cui questa città si rappresenta negli involucri e che cosa gli involucri sono da un punto di vista delle relazioni sociali che ci sono incorporate. Questo spazio è abbastanza evidente da questo punto di vista. Grazie. Diciamo chiudere l'assessore. E mo che faccio? Nel senso che lo sapevo che non ci dovevo venire. Allora, no, nel senso che ci sono una serie di cose che veramente chiamano in causa le biografie, no? A cominciare dal fatto che io poi ero uno di quelli che li occupava i centri sociali con in mano il libro di Bonomi all'inizio degli anni 90, li andavo a studiare, ho provato a fare la prima tesi di laurea su questo tema in Italia mentre facevo il musicista. E poi mi sono ritrovato a fare impresa perché invece i mestieri tradizionali non si potevano fare più, no? E quindi inevitabilmente uno si trova in Puglia a fare questo tipo di scelte. Un passaggio interessante, per esempio, è come la rete dei centri sociali, rigenerata dall'esperienza della Pantera, che comunicava con i fax, ed è stata una roba interessantissima, ha generato per noi che facevamo, non lo sapevamo, gli imprenditori culturali, la prima piattaforma indipendente di circuitazione della musica italiana, in un momento in cui il dibattito dell'epoca sul consumo in Italia di musica straniera assomiglia sputato al dibattito sulle start-up straniere in Italia, identico, no? Per cui chi diceva che bisognava attrarre gli investimenti, chi diceva... La verità è che un network indipendente che faceva da piattaforma in cui si dormiva sul pavimento, però tu potevi far ascoltare la tua musica a diverse centinaia di migliaia di persone quasi a costo zero, ha generato il fatto che oggi si consuma, gli italiani consumano musica italiana e non siamo più a guardare la Germania, come dire, ah ecco l'Inghilterra, no? Cioè è una forma anche di riappropriazione, insomma, di un'identità. Però diciamo questo fatto lo teniamo da parte, così come interessantissimo, ve lo segnalo, non so se ne siete al corrente, è interessantissimo a proposito di questi processi di innovazione dal basso e real estate in crisi, non so se voi conoscete la storia del Fab Lab di Torino, che è una storia interessantissima di un posto residuale dove si doveva nascere il super polo con lo IED che si apriva a Torino e poi già che c'erano due stanze li diamo a questi quattro sciagattati, non si può che farsene, poi non si è fatto più il super megapolo e quella roba cresce e si estende e si allarga perché è vitale, no? E genera rigenerazione urbana, genera nuova socialità, genera conoscenza diffusa ed è interessante perché è un processo vero che impatta collegato all'officina Arduino, però anche di questo, diciamo, se me ne vado da quella parte, così come è interessante il rapporto tra Milano e la Puglia, no? Proprio l'altro giorno mi trovavo a discutere di quanto la Puglia sia zero con le... non so chi mi diceva, ma il Morise dov'è? No? È subito sopra, ma quindi avete intense relazioni? No, non c'è mai andato nessuno. E quindi la Puglia collabora con la Calabria, ma neanche per sogno. E quindi collabora con Milano, cioè la Puglia collabora con Milano e con Roma e il Salento con Bologna. Questi sono i nostri confini, la Puglia non comunica con le regioni confinanti e siccome poi in Puglia delle cose sono successe in termini, diciamo, di voglio usare il termine riscatto, però insomma sono successe delle cose, non sono successe con quelle reti lì di prossimità, ma sono successe con altre reti. Però siccome tutto questo ci porta, invece vorrei fare un altro gioco. Vorrei fare il praticone, cioè vorrei darvi un contributo di esperienza molto, come dire, terra terra, che c'entra con il mestiere che ho fatto negli ultimi anni, cercando, se posso dirlo, anche un po' di dimenticarmi di tutte le cose che avevo studiato, per cercare di fare una cosa difficile, che è far succedere le cose in questo contesto qua. Perché io ho l'impressione che sia accadendo qualcosa che non rende così facile passare dall'analisi alla trasformazione della realtà. E quindi ho fatto un po' un esercizio di
diciamo, ignoranza acquisita, no? Nel senso di Birdman, no? Insospettabile virtù di ignoranza, cioè l'idea di cercare di essere dentro queste reti senza rifiutare le contraddizioni, però cercando, se posso dirlo, piuttosto che mappare, far emergere. Perché l'idea che tu mappi qualcuno relega questo qualcuno in una funzione molto statica. In questo contesto di così grande complessità c'è sempre il rischio che quando hai finito di mappare il contesto ti è già cambiato sotto le mani. Se invece tu entri nel gioco, noi l'abbiamo fatto prendendo dei soldi pubblici e condividendoli in maniera radicale con i destinatari finali dell'iniziativa. In maniera radicale, no? Che non c'entra niente con i finanziamenti per l'autoimprenditoria. Cioè, vediamo che succede, no? Cioè cambiamo la geografia cambiandola, non studiandola finché non abbiamo chiaro il disegno, non ci muoviamo, no? Le start-up ti insegnano queste cose. Come si fa, mi diceva un amico che fa a una startup che si occupa non so di cosa, penetrare nel mercato inglese, ora che sono già in Germania, Francia e Italia, ho detto che tipo di analisi state facendo? Ha detto guarda, ci metto molto più tempo a fare un'analisi per farlo che non a farlo. E se voglio capire come va, lo faccio. E vediamo che accade, no? Tutto il tema, diciamo, delle lean startup è interessante perché ragiona di come stare in un mondo che cambia così velocemente che un certo tipo di strategie sono un po' in crisi. Allora, vi voglio, da questo contributo, di forma di racconto zen, no? Una di quelle cose che ti fanno un'illuminazione. Cioè, come se ragionassimo del tema degli innovatori dal basso, dal punto di vista dei ragazzi che spersi dentro un'aula di scuola si chiedono cosa li aspetta nella vita. Perché ci avevano chiamato a fare un intervento in una scuola, a discutere di lavoro, eccetera. E alla fine di questo laboratorio è venuto fuori questo ragionamento qua, che diciamo condivido, perché per noi è stato proprio un po' una mezza illuminazione. Discutevamo in sostanza dell'uso dei nostri strumenti in questo affare qua e del modo in cui metti in atto un programma diretto a una popolazione di alcuni milioni di persone, la Puglia, di come utilizzi degli strumenti linguistici, diciamo, narrativi, per entrare in contatto, per generare valore, per diciamo, dare strumenti a dei ragazzi, e ci hanno chiesto quanta gente, ci hanno chiesto se esiste. Era possibile immaginare una cosa del genere 20 anni fa? Cioè, com'è cambiato il nostro lavoro? Discutevamo di trasformazione del lavoro, no? Alla fine è venuto fuori questo ragionamento. Quanta gente sarebbe servita all'inizio degli anni 90 per fare bollenti spiriti senza il Mac? Ok? Senza la nostra pagina Facebook con 46.000 likers con cui noi dialoghiamo tutti i giorni, con cui gestiamo una relazione, diciamo, quotidiana, no? La comunità online di 15.000 persone, quanta gente doveva lavorare nella regione Puglia per mettere in piedi una cosa di questo genere? Ci siamo ricordati, non so se bazzicavate, gli infopack dell'Unione Europea, no? Quella roba che ti spedivano appena tu manifestavi un interesse verso un programma e ti immaginavi questo esercito di persone, insomma, arrivo al dunque. Ho fatto qualche conto, il nostro ufficio sarebbe dovuto essere più o meno di 100-150 persone, di cui 140 impacchettatori di infopack e spedizionieri di buste, per riuscire a gestire una relazione continuativa con 10.000 della comunità, 50.000 del primo cerchio e 1 milione di ragazzi in Puglia come target finale. Quindi si concludeva che quel in questo affare distruggeva 149 posti di lavoro. E discutendo con i ragazzi si diceva la cattiva notizia è che ti distruggono 149 posti di lavoro. Poi ci sono due buone notizie. La prima che erano 149 posti di lavoro di merda.
perché imbustare non è una cosa particolarmente interessante. E la seconda buona notizia è nato da un dialogo con un ragazzo, ha detto: quindi fammi capire, ma se io mi compro questo affare, io ho 150 persone sotto. E secondo me questo inquadra bene al lato, diciamo, no, marciapiede, qual è il punto di vista di queste persone che fanno le cose e quale sarà il punto di vista di quelli che arrivano. Ragionando dell'incontro di oggi, recuperavo un dato della, un dato di uno studio fatto da El Venture, una cosa sulle start-up, in cui si diceva che negli ultimi 20 anni, 95-2015, il costo di accesso per una startup tech attraverso i passaggi dell'open source, il cloud e altre eccetera, era passato da 5 milioni di dollari come costo d'accesso a 5.000 dollari per entrare, per provare la fish, per tentare. E contemporaneamente, dall'altra parte, mi ricordo diciamo, un'esperienza ormai quasi trentennale, da quando, diciamo, bazzicavo i centri sociali, a 10 anni di pubblica amministrazione, e di quanto la politica, cioè quella delle organizzazioni comunque intese, basate su principi rigidamente democratici, si sia totalmente disinteressata di questi ragionamenti qua, si sia tenuta lontanissima da queste persone qua. E in particolare ricordo ancora in maniera vivissima quando Vittorio Di Berlusconi nel 2006, tutti quanti noi, indignati e disperati, ci presentammo tutti quanti nelle sedi dei partiti per dire: è una vergogna, ci arruoliamo, cosa dobbiamo fare? Noi vogliamo mettere la nostra energia a disposizione per contrastare il fascismo emergente. E così ci dissero: no, 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 non ci serve assolutamente il vostro contributo. Quando ci sarà una campagna elettorale vi chiameremo e vi faremo distribuire dei volantini, però nel frattempo, siccome sottotesto noi siamo delle organizzazioni democratiche, per cui sei, se tu entri poi voti, poi voti, poi incidi, quindi cortesemente resta a casa, poi ti chiamiamo noi. Cioè, come se esistesse dentro questi macro processi comunque letti un tema da una parte di fortissimo potenziamento della capacità di incidere sulla realtà da parte dei singoli dentro enormi contraddizioni, versus una grandissima difficoltà dei soggetti presenti, diciamo, nel contesto a interloquire, valorizzare o immaginare politiche o dispositivi per attivare questa roba che c'è, no? E penso, mi fa sorridere quanto si è discusso di volenti spiriti, quanto alla fine siamo finiti curiosamente a essere i colpevoli della disoccupazione in Puglia, è colpa nostra. La verità è che noi siamo stati una cosa che ha usato lo zero virgola dei soldi, ma in una maniera differente, attraverso delle strategie di apertura e di condivisione incomprensibili per qualunque tipo di organizzazione pubblica e privata strutturata con le categorie novecentesche, incomprensibile. Cioè, non hanno proprio capito perché noi prendevamo i soldi e li davamo ai ragazzi. Oh, questo è uno spreco, non bisogna farlo, sono gli esperti di accompagnamento, fermi tutti. E invece questa cosa qua ha generato un casino tale che di 10 anni di cose e di investimenti molto 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 rilevanti, poi guardo un po', ci sono delle cose di cui tutti discutono. Quindi, insomma, è una traccia interessante per rispondere alla domanda di come caspita, diciamo, si fa a fare delle politiche, interagire con questi mondi qua. La chiudo dicendo, prendendo una posizione, perché vi confesso, soffro un po', diciamo, l'idea che da un approccio problematico di lettura delle diverse polarità, no, che ci sono in questi fenomeni emergenti, poi si arrivi a dire che tutto sommato abilitare le persone a fare le cose non è poi una cosa così buona. Ecco, ve la dico in maniera anche qua praticona. Io penso che condividere risorse per consentire a dei perfetti sconosciuti di mettere le mani sulla realtà sia una cosa positiva e punto, che ridefinisce i rapporti di potere
perché quando tu abiliti le persone, ve lo dico da dirigente pubblico nell'esercizio delle mie funzioni istituzionali, con un assessore, un presidente, eccetera, una volta che tu cominci a fare questo gioco qua, ti rendi conto che la tua capacità di esercizio arbitrario del potere si assottiglia in maniera drammatica, e da essere uno che comanda ti ritrovi a essere uno che serve. E credo anche che il principale problema che la politica ha nella relazione con questi mondi sia che se tu combatti, marci scali montagna per arrivare finalmente a essere comandante in capo, poi non sei praticamente contento, ti diventa un cameriere, perché sei un soggetto che diventa a servizio di. E penso anche che Milano in questi anni abbia fatto una cosa che non ha fatto nessun altro in giro per l'Italia, perché ha ragionato di un esercizio della politica in forma di servizio e non in forma di comando, che sembra una roba banale ma non lo è assolutamente. E siccome sto vivendo anche su territori prossimi a me un cambio di prospettiva in cui si ritorna a ragionamenti più paternalistici, più noi ci occupiamo di voi perché siccome ci sono i poveri, quindi siete un po' bambini, adesso bambini vi diciamo noi che cosa ci occupiamo noi di voi, voi però non vi preoccupate delle cose dei grandi perché non siete capaci, ecco, questa roba qua diciamo è come se stesse rivelando forme conflittuali, ma conflittuali nel senso che, insomma, non so come dirvelo, che quando tu hai dei ragazzi venuti dal niente che fanno cose straordinarie e tutto intorno cercano di farli fuori, non è che gli dicono che bravi venite perché siete benvenuti, fate il nuovo welfare, fantastico. Dalle mie parti si armano i Kalashnikov e si dice cerchiamo di spazzarli via, perché questi qua rompono equilibri. Cioè, quello che trovo come grande opportunità, senza nascondere, diciamo, le contraddizioni che Formenti sottolinea, è però che se, come dire, lo sguardo organizzativo, no, rivolto alla società, era tutto orientato a capire come funzionava questa organizzazione, come scalare la vetta di chi finalmente disegnava l'organigramma per impadronirsi della sala comandi, vi dico, sono uno che è entrato nella stanza dei Bottoni e ha scoperto che i Bottoni non c'erano, no? E che di conseguenza il gioco era tutt'altro diverso, che era possibile un'alleanza totalmente trasversale in cui chi leggeva vecchie categorie, le linee di conflitto, secondo me non ci beccava, perché si trovavi a essere avere nemici e alleati sparsi. E credo che la grande possibilità sia immaginare che questa società in cui si lavora comunicando, ma si vive comunicando, forse si comunica lavorando, questa roba qua, ha però un aspetto molto prezioso, cioè il fatto che la realtà non è considerata un dato di fatto. E che il rapporto, penso al tema del genius loci, no? Il genius loci non è più un tema scritto nella storia immodificabile, il genius loci è una cosa viva. E quando tu, per esempio, abiliti dei ragazzi di un piccolo paese del Salento a sperimentare, scopri che ce ne sono 15 che cominciano a smanettare sull'open source, lì scopri che Fragagnano è il genius loci dell'open source. Ma te lo saresti mai aspettato? Eppure diventa, lo che San Vito nei Normanni è il genius loci dell'innovazione sociale, con delle forme di tessitura completamente nuova che cambiano i rapporti di potere, cioè non sono neutrali, no? E in cui, come dire, immagini una funzione del pubblico e delle alleanze inedite in dinamiche, io credo, di trasformazione della realtà, di acquisizione di competenze come strumento di liberazione, e che entrano in maniera più o meno consapevole anche nelle partite, diciamo, mainstream, ma in maniera non dolce, non indolore e potenzialmente con un forte carico trasformativo. Siccome non è la prima volta che in questi anni e in questi mesi ci ritroviamo, diciamo, a discutere a geometrie variabili ma con gli stessi interlocutori, ovviamente io mi sento debitrice, diciamo, di pezzi di ragionamento sia
che ha proposto Aldo, sia che ha proposto Matteo, e poi vabbè, con Annibale abbiamo, diciamo, una consuetudine ancora maggiore, quindi mi riconosco in molti degli stimoli anche, diciamo, nella loro varietà e ambivalenza. A me sembra che l'esperienza che noi abbiamo fatto a Milano, diciamo, sia partita da una lettura della realtà che teneva insieme il fatto che abbiamo cominciato ad agire dentro la crisi economica con le caratteristiche che raccontava Matteo, e che dentro questa situazione di crisi, oltre a provare ad immaginare il soggetto pubblico come, diciamo, soggetto che offre delle risposte, cioè 2011, 2012, 2013, noi abbiamo cominciato a fare quelli che venivano chiamati i pacchetti anticrisi, cioè un insieme di misure di sostegno al reddito o di accompagnamento in reinserimento lavorativo delle persone in difficoltà, che era quello che ci si aspettava, diciamo, da un'amministrazione di centrosinistra insediatasi con tanto battage, diciamo, e tanto racconto di novità politica. Mentre facevamo queste cose, però, ci siamo accorti, io con le persone che lavoravano con me, diciamo, ci siamo accorti che nella crisi, e mentre era necessario proporre misure di ordine, come dire, difensivo, diciamo più classico, alcune cose stavano succedendo in termini di riconfigurazione di risposte possibili sia sul livello delle nuove produzioni sia sul livello, diciamo, dell'organizzazione sociale, organizzazione di reti di comunità. Infatti in questi mesi, in queste settimane, diciamo, di fine mandato, se mi dovessi trovare a confrontare, cioè, così come sto facendo, a confrontare, come dire, il programma di inizio mandato con quello finale, diciamo, il rendiconto di cosa è stato fatto, molte delle cose che abbiamo fatto non le avevamo nemmeno immaginate, diciamo, e previste, perché la realtà ha proposto, diciamo, modificazioni e anche istanze differenti da quelle che erano prevedibili all'inizio, quando nel 2011 questa amministrazione si è insediata, di sharing economy si parlava quasi niente, diciamo, è stata una cosa che è successa nel frattempo, e noi abbiamo provato a ricombinare gli elementi di metodo di lettura della realtà con le soluzioni che si rendevano necessarie o che valutavamo utili nel frattempo. Il tratto però, secondo me, come dire, che rende omogeneo, diciamo, sia la lettura che noi abbiamo dato delle cose che succedono, sia un po' i nostri strumenti che abbiamo provato a predisporre, è il tema di un'innovazione diffusa, come l'abbiamo chiamata con Aldo, che in diversi settori prova a riconfigurare le soluzioni e le modalità, diciamo, di produzione e di organizzazione del lavoro con dei tratti che guardano sicuramente alle necessità delle persone, diciamo, di procacciarsi il reddito e di affrontare un'esistenza il più dignitosa possibile nel contesto dato, ma che assume anche, e qui veniamo sul lato più, diciamo, della soggettività, quest'azione come un'azione utile alla comunità di riferimento, e quindi un'azione e una modalità di essere, diciamo, della produzione e dell'organizzazione sociale che sta a metà strada tra mercato e società, tra relazioni di mercato e relazioni sociali. Io credo che questo sia un po' il tratto, diciamo, unificante delle esperienze di innovazione che noi abbiamo osservato e provato ad incentivare, diciamo, e ad emergere, raccogliendo via via gli stimoli che venivano. Prima si citava la questione del co-working e come questo tema sia diventato, diciamo, centrale e abbia assunto dimensioni che appena 4 anni fa
non erano prevedibili. Se voi pensate che il primo co-working che si è autodefinito tale nella città di Milano è nato nel 2008, cioè, si capisce qual è la rapidità con cui il fenomeno si è diffuso, e dentro a questo fenomeno ci sono forme di riorganizzazione della comunità di lavoro più, se volete, artigianali, diciamo, i gruppi di professionisti che si mettono insieme, che magari hanno fatto anche l'esperienza delle reti di ACTA, delle attività, diciamo, di mobilitazione anche più di ordine sociale. E c'è Copernico, che è un grande investimento immobiliare a pochi metri da qui, che ha a che fare con quel tema degli involucri, diciamo, che si diceva prima. Noi abbiamo nell'albo istituito dal Comune di Milano ormai 52 spazi iscritti, ma la stima che abbiamo fatto è che ce ne siano, diciamo, oltre 100 nel contesto cittadino. È evidente che dentro questa varietà ci sono pratiche e risposte, diciamo, a distanze di natura diversa, ma è altrettanto indubbio che questo riconfigurare l'organizzazione del lavoro, come dire, interroga anche la necessità di costruire spazi di comunità, di rendere forti le persone dentro il mercato, che dal mio punto di vista ha sicuramente, diciamo, degli elementi progressivi e degni di essere accompagnati. Noi, per esempio, di fronte a questa spontaneità, diciamo, e vivacità del fenomeno, abbiamo subito dismesso l'idea che molte altre amministrazioni, legittimamente anche in contesti più piccoli dal punto di vista territoriale, hanno in mente o hanno fatto, cioè facciamo lo spazio di co-working comunale, modalità tipica con cui si riutilizzano magari le vecchie scuole, cose tutte utili, diciamo, e legittime. Nel nostro caso non era utile, diciamo, non serviva un approccio di questo tipo, perché il tessuto socio-economico aveva già prodotto quella risposta. E se il soggetto pubblico avesse ritenuto degni, diciamo, di accompagnamento e di spinta, avrebbe dovuto trovare altre forme di accompagnamento piuttosto che l'affiancamento dell'iniziativa pubblica a quello che in alcuni casi anche, diciamo, con sforzo e con fatica il tessuto sociale proponeva. E quindi abbiamo scelto, diciamo, un'altra via di intervento, che è stata più, diciamo, di legittimazione, anche di investimento di risorse, ma sui co-workers a quel punto e non sullo spazio pubblico. Mentre in altri casi, come appunto dell'accompagnamento ai fenomeni di economia collaborativa, che pure si è diffusa in pochissimo tempo a macchia d'olio nella città, non è che non vi abbiamo visto, diciamo, il tratto di ambivalenza e della possibilità di grandi piattaforme internazionali, diciamo, di utilizzare, grazie ai cambiamenti tecnologici, quel mercato e di farne un business. Ma a fianco a questo, insieme a questo, c'erano esperienze, diciamo, altrettanto capillari, perché hanno preso piede in maniera molto veloce, di pura riconfigurazione di forme di comunità o addirittura piattaforme che non usano il denaro, diciamo, come medium, ma che scambiano bene contro bene o servizio contro servizio. E noi vi abbiamo letto una risposta alla crisi, cioè questo era possibile perché il paradigma stava cambiando, diciamo, il quadro era mutato e c'era lo spazio, diciamo, alla diffusione di iniziative di questo tipo, che a noi è sembrato dovessero essere accompagnate o, diciamo, incentivate. Quelle nascevano già senza l'intervento pubblico. La possibilità di dare legittimità e di dare visibilità, diciamo, è stato un in più che ha consentito anche il riconoscimento, diciamo, reciproco delle esperienze. E così su altri ambiti che noi oggi chiamiamo, diciamo, di la cosiddetta innovazione sociale. Ad un certo punto del percorso, quando la massa critica di esperienze in ambiti diversi cominciava a rendersi evidente, con Aldo ci siamo interrogati su
sulla soggettività, cioè tutte queste cose di natura diversa che contemporaneamente succedevano, diciamo, nel territorio con un tratto comune, cioè il porsi a metà strada tra mercato e società, a me personalmente è apparso, diciamo, subito evidente che avessero un filo soggettivo, diciamo, che univa le esperienze. Era necessario però verificarlo, diciamo, farlo emergere, così è nato quella indagine, quella inchiesta che veniva citata prima sugli innovatori diffusi a Milano, che grazie alla disponibilità di Aldo e Salvatore siamo riusciti, diciamo, a condurre. E l'indagine dice tante cose, analizza, diciamo, aspetti soggettivi e oggettivi, diciamo, del fenomeno, però quello che mi sembra più rilevante per la discussione che ha evidentemente una piegatura politica in questo contesto è l'atteggiamento soggettivo con cui soprattutto, diciamo, gli esponenti di una generazione che è limitrofa tra i millennials e quelli subito un attimo prima, diciamo, che venivano raccontati anche da Annibale, e la soggettività con cui si pongono nelle esperienze di innovazione sociale, cioè come se, estremizzando la tesi, l'innovatore sociale o l'imprenditore sociale fosse il nuovo attivista, diciamo, o il nuovo militante politico. Cioè in quella esperienza tu ritrovi forme di comunità e forme di azione collettiva, dove il collettivo ovviamente diventa il collettivo di lavoro, diciamo, il collettivo di impegno o addirittura di impresa, rispetto a quello che si faceva prima, diciamo, in altri collettivi dal contenuto soltanto o squisitamente politico. Questo tratto a me sembra, diciamo, interessante in un contesto di questo tipo, perché dice anche di una difficoltà della politica di interpretare e mobilitare queste energie in altre forme. Mi sembra anche rilevante il fatto che queste esperienze di innovazione sociale nel nostro paese abbiano caratteristiche diverse rispetto alla, come dire, alla retorica o alla definizione, diciamo, dominante nei paesi di cultura anglosassone, dove la definizione di innovazione sociale, diciamo, è nata, penso all'Inghilterra di Nesta, o dove queste cose, queste esperienze sono, diciamo, prossime e adiacenti al discorso conservatore sulla Big Society, in cui appunto il tema dell'innovazione sociale è, diciamo, il sopravvento della società che ha bisogno di un intervento di natura, diciamo, liberista, che si sostituisce o interviene, diciamo, dove lo Stato si vuole ritirare. Nel nostro contesto, nei contesti mediterranei, diciamo, di cultura mediterranea più in generale, mi sembra che la relazione tra innovazione sociale e ruolo del pubblico sia, diciamo, un po' più complessa e un po' più impastata, più simile alle esperienze, appunto, della tradizione distrettuale, diciamo, del nostro paese, o addirittura alla tradizione del movimento cooperativo. Cioè, vedo similitudini maggiori con una storia sociale ed economica tipicamente latina, diciamo, dei paesi mediterranei, piuttosto che con quell'interpretazione all'anglosassone dell'innovazione sociale adiacente alla retorica della Big Society. In questo, diciamo, ci vedo anche la possibilità di noi, nelle nostre sedi politiche, soprattutto nelle assemblee di sinistra, quando si è trattato di fare quel ragionamento che Aldo spesso fa, diciamo, di chi vince socialmente
vince anche politicamente o viceversa, abbiamo indicato le esperienze della sinistra vincente con forme nuove, non lo so, Podemos, Syriza, questo tipo di effervescenze politiche, abbiamo detto quelli hanno vinto perché sono riusciti a fare la mutualità, l'organizzazione sociale, le reti di prossimità, eccetera. Come se nel nostro paese, diciamo, queste cose non si dessero. Il problema è che non le abbiamo, diciamo, interpretate, che laddove erano, quindi, diciamo, tutti questi fenomeni che abbiamo descritto, gli abbiamo detto, ma non sono veramente conflittuali, loro non hanno l'obiettivo di rovesciare l'ordine delle cose esistenti, quindi è meglio che ci rimettiamo nella sede, diciamo, della nostra assemblea, sempre gli stessi, perché questi qui non sono veramente volti alla presa del potere, non sono loro il vero soggetto, salvo poi, diciamo, continuare a citare il co-working, il co-housing, il co-co-co come la strada dove a cui guardare. Il problema è che l'innovazione sociale reale, diciamo, forse è diversa da quella ideale che vorremmo, è fatta da soggetti che hanno magari la caratteristica di non avere, diciamo, quei codici e quegli stilemi a cui poi noi siamo abituati, a cui le nostre retoriche sono abituate, ma quello è, diciamo, quelli ci sono quelli che stanno provando, a prescindere probabilmente dalla politica, a migliorare le condizioni di vita di se stessi e di quelli intorno e a fare anche un in più, diciamo, di restituzione sociale, anche di spinta soggettiva al comunitarismo o all'altruismo in termini generali. Questa difficoltà di incontro tra chi indica in queste pratiche, anzi nelle pratiche dal basso, diciamo, la soluzione alla crisi della politica, e le pratiche dal basso che ci sono e stanno però da un'altra parte, io credo sia un po' il nodo della discussione, diciamo, di oggi, per cui succede che in un contesto come Milano, dopo il buon successo, diciamo, dell'esperienza Pisapia, la sinistra politica sa soltanto dire che cosa non è e che cosa non vuole e non riesce ad organizzare una proposta di che cosa vuole, perché, diciamo, lo scollegamento tra le pratiche e la politica è totale nel contesto in cui il fiorire, diciamo, delle pratiche nuove, che sono quelle desiderabili, è stato, diciamo, massimo. E io credo che questo sia poi il nocciolo, diciamo, del problema che troviamo oggi, perché non si vuole riconoscere che laddove l'auto-organizzazione si produce, quelli che si auto-organizzano poi li devi anche ascoltare, anche quando scopri che magari a loro, diciamo, gli va bene una soluzione differente, anche in termini politici, da quella che immagini tu o che si immagina. Io credo che se non riusciremo a mettere a fuoco questa discrasia, diciamo, e questo nodo, le difficoltà della sinistra politica continueranno ad aggravarsi e ad essere ancora più manifeste di quello che sono oggi. C'è un dibattito densissimo e, come sempre, quando le persone che intervengono hanno delle cose da dire, che derivano ovviamente da tante pratiche, è un dibattito aperto. Il Progress credo che avrebbe meritato forse anche qualche una partecipazione più ampia, ma la domenica mattina non può che funzionare così. E, insomma, io peraltro non è che sia dell'organizzazione qua della fiera, per cui, insomma, dico chiudiamo e grazie a chi è venuto. Grazie.